tragedia del Polesine ha commosso il mondo. A Milano il primo aereo di soccorsi norvegese. La signorina Galtung della Croce Rossa accompagna l'offerta. L'affluire degli aiuti risponde alla valanga delle acque. Da Vienna e dalla Carinzia sono arrivate due colonne della Croce Rossa. Ferrara è la città d'avamposto, oltre la quale incontreranno la tragica Maremma. Muovono intanto dalla RAI di Roma 17 camion che l'ente autotrasporti ha messo a disposizione della catena della fraternità. Sono stati inviati anche 600 milioni di lire. A Monselice, come su tutti gli orli dell'alluvione, l'affluenza supera ogni possibile contabilità dei soccorsi. Viveri, vestiario, medicinali proseguono per le dolorose vie d'acqua mutate in vie dell'aiuto. Su questo mare color del fango qualcuno ricomincia ad avere il coraggio di dire domani. Siamo a Loreo, 4 chilometri da Adria. E mentre si continuano ad imbarcare le famiglie e la roba verso Tetti di Fortuna, c'è chi pensa a un tetto per la famiglia che verrà. Solidea e Benedetto, rimasti separati dai parenti, hanno chiesto al parroco di unirli in matrimonio. Sposano in barca, uniti in giorni avversi per vivere insieme quelli felici. Queste acque di rovina specchiano forse i primi sorrisi dal giorno che è cominciato il disastro. L'augurio si propaga verso le finestre e i balconi che non si sono aperti a vedere l'uscita degli sposi. Dal viaggio di nozze torneranno per vie asciutte. Troveranno la casa che si erano promessa nei loro colloqui da fidanzati.